Buongiorno, leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 34-36. Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Se dunque il Figlio, cioè il Figlio di Dio, Gesù Cristo, vi farà liberi, sarete veramente liberi. Veramente liberi? Che cos'è la libertà? È fare quello che ci pare e piace? La Bibbia ci racconta che, in origine, Adamo aveva un solo comandamento da rispettare: non mangiare il frutto di un certo albero. E ha mangiato proprio quello. Con quel primo atto di disubbidienza che ha manifestato un desiderio di indipendenza, sono entrati nel mondo il peccato e la morte, è scritto in Romani capitolo 5, versetto 12. Gesù ci parla di un giovane che rivendicava la propria libertà, abbandona il padre, esigendo la sua parte di eredità, e parte per un paese lontano dove spende tutto. Là, libero di gozzovigliare, si riduce in tali ristrettezze che gli fa gola persino il mangime dei porci, è scritto in Luca capitolo 15, versetti da 11 a 17. La libertà di fare quello che si vuole non porta alla felicità, tantomeno quando si mette da parte Dio. Satana, sempre opposto a Dio, dice di sì e fa false promesse di ogni tipo. Dal canto suo, l'uomo ha sempre cercato l'indipendenza e respinto le costrizioni. Alcune persone arrivano al punto di confondere la libertà con la permissività e anche l'impunità. Ma in nome della libertà si può diventare schiavi. Presto le illusioni svaniscono e arriva inevitabilmente la delusione. La vera felicità, la vera libertà, si hanno solo quando riconosciamo il nostro peccato. Ci pentiamo e ci rivolgiamo a Dio per trovare il suo perdono e la salvezza. La vera felicità per il credente non consiste nell'approfittare della vita per fare la propria volontà, ma nel vivere con Dio, ricercando le cose che piacciono al Signore. Che il Signore ci benedica.